Ciao, benvenuto in questo video. Sono Fausto Redorici di www.tecnicaperchitarra.com. In questo video ti voglio far vedere una delle applicazioni più utilizzate della scala minore melodica, e cioè l'utilizzo su un accordo di settima di dominante alterato. Questo fraseggio è basato su una sequenza quinto primo, Sol settima con la quinta eccedente e la nona bemolle e Do settima maggiore. Sull'accordo di Sol settima alterato, quindi con la quinta eccedente e la nona bemolle, utilizzo una scala di La bemolle minore melodica, quindi una scala minore melodica, un semitono sopra alla fondamentale dell'accordo. Mentre sull'accordo di Do settima maggiore utilizzo la scala di Do ionico, quindi primo modo della scala di Do maggiore. Ok, ti faccio vedere adesso il fraseggio, prima lo eseguo tutto e poi ti faccio vedere la spiegazione nota per nota. Buon divertimento! Ok, ti faccio vedere questa frase. Quindi sull'accordo di Sol settima alterato utilizzo la scala di La bemolle minore melodico e sull'accordo di Do settima maggiore utilizzo la scala di Do maggiore, equivale a Do ionico. La frase inizia qui, all'undicesimo tasto della prima corda, con un legato discendente. Questa è la prima parte della frase. Quindi dal tasto 11 eseguo praticamente dei legati discendenti in questo modo. Quindi do solo una pennata. Quindi 11, 10, 9 e 7. Poi seconda corda, tasto 11, 9 e tasto 8. Terza corda, tasto 10 e tasto 8. Quarta corda, tasto 11 e tasto 9. Di nuovo, te la faccio vedere lentissima. Prosegue la frase da questo punto. Sono sempre sulla scala di La bemolle minore melodica. Inizia dalla quinta corda, al tasto 10, 11 e tasto 13. Poi quarta corda, tasto 9, 11 e 13, terza corda, 10, 12 e 13, seconda corda, tasto 11, 12 e 14, prima corda, tasto 11, 13 e 11, quindi. Te la faccio risentire. Quindi fino a questo punto, da capo, ok, poi la frase prosegue e a questo punto modula, passa dalla scala di La bemolle minore melodica alla scala di Do maggiore. Con questa che è la frase finale.
Inizia con il dito mignolo sulla prima corda al tasto 15. Anche qui abbiamo un legato discendente, quindi do la prima plettrata qui sul 15. Qui le altre, come vedi, sono legate. Poi tasto 15 sulla seconda corda, 12 sulla prima e 12 sulla seconda. Ok, tutta la frase intera, lentissima.